Dopo essersi sbloccata con la prima vittoria stagionale sul campo dell'Albissola alla settima giornata di campionato, la Pistoiese è chiamata a ripetersi e a dare continuità a risultati positivi. Domenica gli arancioni avranno la possibilità di dimostrare che il gruppo può rialzare la testa, conquistando altri punti utili alla classifica, ma in questo delicato momento anche al morale. Ci vorrà una bella prestazione fatta di cuore come quella contro i Liguri, evitando qualsiasi errore che potrebbe costare caro, come già successo in passato. L'avversaria non sarà delle più facili da incontrare. Nomi come Osepi e l'ex Cacè davanti, Cinaglia dietro, sono già un bel biglietto da visita. Sentiamo cosa ha detto il difensore della Pistoiese Andrea Cagnano, intervenuto nella nostra trasmissione Giovedì Sport. No, era una vittoria importante, ci serviva per avere più morale, più fiducia. Chiaramente vincere solamente una partita non significa nulla. Bisogna cercare di dare continuità ai risultati e alle prestazioni. È una Pistoiese che contro qualunque avversario ha cercato di fare la partita e è quasi sempre riuscita a imporre il gioco. Poi purtroppo per degli episodi non è riuscita a fare risultato, però è sempre stata in grado di tenere testa anche a avversarie sulla carta più forti. Siamo un gruppo molto unito, lavoriamo duramente tutti i giorni. Nonostante queste difficoltà nelle prime giornate, siamo sempre stati ottimisti, perché abbiamo visto che la prestazione è sempre arrivata, ce la siamo giocata sempre con tutti, contro il Pro Piacenza ad esempio, che è stata un po' la rivelazione delle prime giornate, addirittura in 10 stavamo rischiando di vincere la partita, con lo stesso Pisa settimana scorsa, domenica, fino all'episodio dell'espulsione del calcio di rigore stavamo facendo una grande partita alla pari col Pisa. Ma il Novara è una grande squadra, ha fatto la squadra per partecipare al campionato di B, però allo stesso tempo sappiamo che in un campionato come questo tutte le partite vanno giocate, fanno un po' storia a sé. Ci aspettiamo un Novara ferito, con voglia di rivincita. Sicuramente. Però chiaramente anche noi vogliamo dire la nostra, vogliamo dare continuità ai risultati.